È partita la stagione sportiva 2021-2022 della SD Andiamo con il mini basket qui alla Palascoppa. Siamo con il professor Francesco Gualtieri. In realtà la stagione è partita prima all'aperto nel mese di settembre, adesso prosegue alla Palascoppa. Tanti i bambini che hanno sposato questo progetto per una nuova stagione. Sì, oggi diciamo che abbiamo iniziato all'aperto settembre, abbiamo fatto un open day, da non dimenticare il lavoro estivo che abbiamo fatto presso il Lido Il Gabbiano del progetto di un summer camp di mini basket, bellissimo. Oggi siamo qui al Palascoppa e colgo l'occasione per ringraziare l'amministrazione comunale di Soverato e l'amministrazione comunale di Sant'Andrea, perché facciamo attività anche a Sant'Andrea. Qua abbiamo 2 giorni qua e altri 3 giorni là. I gruppi sono divisi in 3 gruppi, dai 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 11 e 12. Oggi abbiamo raggruppato tutto insieme per fargli vedere appunto questa nostra struttura di Soverato, che qualche bambino non l'aveva mai vista. Continua l'attività, un buon numero di ragazzini, soprattutto dopo un periodo che siamo rimasti chiusi per circa 2 anni. Speriamo bene, l'attività riparte alla grande con altri lavori. Progetti mini basket per questa stagione, visto anche l'alta partecipazione dei bambini di diverse fasce di età. Sì, diciamo che questo è il nostro gruppo del centro mini basket, ma con il centro mini basket lavoriamo anche nelle scuole. Abbiamo in cantiere un progetto scolastico grosso, da non dimenticare quello dello scorso anno, tutti a scuola di pallacanestro con l'istituto comprensivo di Davoli. Quest'anno siamo proprio noi ad organizzarlo. È una cosa grossa, speriamo di riuscirci, infatti ho coinvolto un sacco di... dovrebbe rientrare Gianvito Fontanella, abbiamo con noi una nuova istruttrice che viene dal mondo del volley, Mina Scarcella, che ha sempre lavorato con i bambini, forse arriverà qualche altro istruttore o istruttrice per darci una mano. Il progetto è educare giocando, abbiamo coinvolto circa 8 scuole primarie del comprensorio, c'è Soverato, Satriano, Davoli, Isca, San Sostene, Sant'Andrea, Badolato e Santa Caterina, non vorrei dimenticare nessuno. Serve gente, servono istruttori che ci diano una grossa mano, perché questo progetto lo svolgiamo durante le ore scolastiche, le ore curriculari, quindi veramente un gran lavoro e speriamo di fare un bel evento. A poco sarà presentato, lo presenteremo in un'aula magna, facendo vedere il lavoro dello scorso anno e invitando tutti i dirigenti scolastici che sono stati disponibilissimi e veramente bravi a cogliere l'occasione, nonché i sindaci del nostro comprensorio. Infatti la nostra idea nasce Ionio Project, era il nome dell'associazione. Quindi speriamo di fare veramente un bel lavoro per tutto l'anno con i bambini della scuola primaria.